mattino a loro in bocca, praticamente fare un lavoro di composizione. Detto così mi sento un po' Beethoven, ok? Praticamente devo scrivere alcuni commenti musicali, più che soundtrack si parla di commenti musicali, a un cortometraggio. Già ho fatto un'apparizione tra i titoli di coda di un precedente episodio, magari poi ti dico più avanti di cosa si tratta, ma quello che devo fare oggi praticamente è creare alcuni commenti musicali sono quelle parti che non fanno parte proprio della soundtrack, anche se la riprendono, ma in un certo senso accompagnano alcune scene di un film, o comunque in questo caso di un corto. Bisogna farlo tenendosi un po' uno stile, che è quello del corto, come anche quello della soundtrack, quindi inventare cose nuove ma non troppo elaborate. Deve essere qualcosa di molto semplice, più delle volte una linea melodica o semplicemente un pad di violini, in questo caso di strings, di un minimo di orchestra, per accompagnare le scene. E quindi ora stamattina ci lavoriamo. A dopo. Nel frattempo sono dovuto uscire, sbrigare un po' di robe, sono ritornato. Stavo riflettendo su quanto sia comunque bello creare musica, quella che l'altro giorno con Marco, parafrasando un po' le parole di Morricone, per eccellenza creatore di soundtrack, di colonne sonore, di commenti musicali, eccetera, chiamavamo questa essere, cioè lui la chiamava, diceva essere musica, musica applicata a che cosa? Applicata a un film, a una narrazione, la musica che deve far passare un messaggio che già è contenuto nelle immagini, che già è contenuto nei dialoghi, nella storia. La musica in questo caso è un tramite, un qualcosa che aiuta a far sì che il messaggio passi, che il messaggio giunga anche, potremmo dire in maniera più decisa, in maniera più completa, in maniera più diretta forse anche, no? a chi la sta ascoltando, a chi sta prendendo parte, diciamo, all'emozione dell'immagine, del quadro generico, no? Generale. Ennio Morricone è stato definito dai molti il maestro del contrappunto. Che cos'è il contrappunto? Beh, definirlo così non me la sento, perché devo essere sincero, io non l'ho mai compreso a livello teorico che cosa sia un contrappunto. Quello che ho compreso è più o meno ascoltarlo e riuscire a capire quello che rende un contrappunto, cioè diciamo neanche del tutto individuarlo, si potrebbe dire, però sentirlo sì, cioè riesco a sentire tante volte nelle composizioni di Morricone quello che è il contrappunto, il suo contrappunto, e la cosa bella è che lui riesce a renderlo in tanti modi, a volte con uno strumento principale, a volte con uno strumento secondario, a volte con uno strumento secondario che diventa principale solo per il contrappunto, e così via. Io penso che dall'ascolto di Morricone anzitutto possiamo capire tanto per ciò che significhi anche creare le colonne sonore. E poi le colonne sonore a me piace pensarle proprio come colonne sonore della vita quotidiana. Cioè, non so se a te capita, però spesso a me capita di pensare o di crearne una nuova, o di pensare qualcosa di già esistente che accompagni per esempio le mie azioni, no? Per esempio la mattina sono lì, come stamattina, a fare il caffè, eccetera, e riesco ad accoppiargli, diciamo, quasi una colonna sonora a quell'azione che sto compiendo. Questo perché credo che in questo modo il mio cervello, in questo caso, sviluppa un punto di vista fuori da me, cioè quindi io vedo ma allo stesso tempo mi vedo, quindi vedo me stesso che fa qualcosa quando faccio qualcosa sotto i miei occhi, ma al contempo mi vedo in terza persona, quindi come inquadrato da una videocamera, appunto, così come adesso e come hai visto in queste immagini, che riesce quindi a raccontarmi al di là.
Però è vero una cosa, al di là significa aggiungendo un punto di vista, perché c'è il mio punto di vista, cioè alla fine queste immagini le monto io, il montaggio lo faccio io, quindi le vedo io e provo a trasmettere attraverso quello che vedo ciò che io in quel momento sentivo o quello che in quel momento voglio trasmettere pensando anche a ciò che sentivo in quel momento. Cioè non so se l'ho fatto troppo ingarbugliato come al solito questo discorso, però per me è così, cioè è una comunicazione che in questo caso non fa altro che aggiungere un punto di vista, aggiungerlo a quello già esistente, che è quello personale, quello di quello che voglio comunicare, quello che voglio dire. Penso che in questo caso il contrappunto, ma quindi tutta la colonna sonora, serva anche a questo, serva a rendere ancor più personale l'emozione di una scena. Posso vedere una scena girata dove c'è, non so, una bambina che corre in un campo, in un viale, anzi, una bambina che corre in un viale pieno di fiori, e attraverso la musica posso rendere l'emozione di quella bambina che di per sé solo dalle immagini non riuscirebbe a venire fuori. Oppure quell'emozione che già viene fuori attraverso le immagini posso sottolinearla attraverso la musica, attraverso l'emozione della musica. Comunque credo che ciò che si può imparare dai maestri in questi casi, nel frattempo non sto facendo finta di essere una rockstar, ma sto provando metodi di registrazione audio alternativa, giusto per fare un po' di prove. Dicevo, ciò che si può imparare dai maestri sicuramente è questo, che bisogna trasmettere qualcosa, anzitutto. Cioè, questo è quello che ho capito a volte a mie spese, a volte perché comunque mi era già stato detto, che comunque devi imparare a trasmettere se vuoi essere artisticamente valido. Non conta tanto la tua preparazione, non conta tanto quello che tu riesci a rendere, non voglio essere frainteso, ciò che tu riesci a rendere accademicamente, quanto più invece quello che riesci a rendere emozionando chi ti ascolta. Tante volte con Salvo abbiamo fatto di questi discorsi, parlandomi, lui per esempio mi raccontava di uno dei primi provini che aveva fatto come chitarrista, che era andato a un'audizione e il chitarrista prima di lui, un mostro pazzesco, cioè 100.000 note al minuto, una velocità su quel manico di chitarra, una cosa così, tanto che lui ha detto: ma che cacchio mi presento a fare, cioè sicuro che prenderanno lui, figurati se prendono me. E alla fine hanno preso lui, lui stesso per onestà gli ha detto: ma guarda, ma quello di prima di me era un mostro. E gli ha detto: sì, sicuramente era un mostro tecnicamente, accademicamente, però non rendeva poi a livello di anima, non c'era anima. Tu, nonostante magari hai suonato in maniera un po' più sporca, chiamiamola così, diciamo così, sei riuscito a trasmettere qualcosa. E purtroppo nella musica conta questo. E nella colonna sonora, io credo che ancora di più conti questo. Cioè, se tu fai delle colonne sonore che dal punto di vista stilistico sono perfette, ma poi ti manca l'emozione da regalare attraverso l'ascolto all'ascoltatore, che le fai a fare? E questo lo dico non pertanto per giustificarmi, però perché mi rendo conto che l'approccio è diverso. E tante volte una colonna sonora come quella che ho fatto stamattina, no? Stamattina stesso posso dire di averla conclusa, devo fare qualche ritocco giusto per sistemarla, eccetera. Però l'idea di fondo è lì. E lì non c'è tanto metronomo piuttosto che modo, piuttosto che tempo, piuttosto che battuta che conti. La conta ciò che arriva, ciò che si sposa con l'immagine. Quindi se si sposa con l'immagine già hai fatto tutto, cioè alla fine è inutile che vai tu ancora ad approfondire la situazione, a cercare, c'è quello e basta, quello che conta appunto è quello che poi arriva, no? Questa è un po' la mia idea, attenzione, non sono un professionista, lo sai bene, sono uno che ci è arrivato e che lo fa mettendo le mani avanti, dicendo appunto di essere un dilettante, di essere uno che vuole sperimentare, uno che vuole provare. Sì, è vero che a volte diventano i miei interventi come si può dire professionali, perché mi viene chiesto come lavoro, diciamo, però quello che posso dare ovviamente è quello, la mia esperienza è quella, è un'esperienza che si va
forgiando costantemente nel tempo anche. Quindi se alla fine piace quello che faccio, allora io credo di aver vinto comunque, cioè credo che è inutile andare in cerca di altro, quando è questo poi quello che interessa, perché è quello che arriva, no? E basta, dai, per oggi ho parlato tanto, ci vediamo al prossimo video, ok?